Storie di tavola e menù. Alessia Cipolla. Alessia Cipolla, architetto, designer, collabora con noi Officina da tempo in tanti modi, non soltanto per il suo campo, ma anche per altri ambiti, tipo per esempio anche recensioni di oli. Ma non soltanto, essendo architetto, essendo designer, ha portato avanti un progetto che è la costruzione del gusto e anche giurata al contest delle forme dell'olio. E ora invece parliamo di storie di tavola e menù. Prego. Allora, grazie a tutti. Allora, io prima di tutto volevo ringraziare Luigi, che giustamente se ne sta andando. Anch'io faccio degli eventi, ho organizzato una mostra in prima persona e so quanto lavoro, quanto impegno, quanta ansia, quante notti non dormite ci sono dietro un evento. Quindi grazie Luigi, perché poi fai delle cose. Stamattina abbiamo avuto degli interventi veramente spaziali, di un livello veramente molto molto interessante. E volevo anche ringraziare voi, perché con questo tempo non è semplice affrontare tutta questa pioggia ed essere qua presenti. Allora, nel frattempo che parte la presentazione, io faccio parte appunto della giuria delle forme dell'olio da tantissimi anni. Ed è un momento molto molto interessante, capita una volta l'anno, ci riuniamo, ormai siamo un gruppo coeso. Io ho imparato tantissimo da Gianni Pasini, che è mancato poco tempo fa, ma è stato veramente un grande maestro. Adesso c'è Mauro Olivieri come presidente ed è molto bello scambiarsi le opinioni sul vario packaging, si cresce tantissimo, sono veramente dei momenti di crescita, che quindi non vivo mai come, diciamo, come giurato, come docente, ma in realtà proprio come una comunità di food designer. E questo è un bellissimo modo di crescere, quindi di discutere e di poter approfondire dei temi. Allora, queste sono le due realtà che fanno capo a me, uno è lo studio Archipass e uno è la costruzione del gusto. E le ho messe non per così presentarmi, ma in realtà perché secondo me l'enogastronomia è una faccenda seria, molto seria. Io sono architetto, quindi ho fondato Studio Archipass, che è uno studio di architettura tradizionale, e poi ho fondato la Costruzione del Gusto, che invece è una società che si occupa di tutto quello che capita sulla tavola e attorno alla tavola. Quindi facciamo appunto architetture per il gusto, ma anche design della tavola e poi comunicazioni di prodotto. Quindi anche noi, tra i vari progetti, abbiamo disegnato delle etichette per il vino, perché io sono sommelier dal secolo scorso, quindi ho un'esperienza ormai acquisita, però iniziamo anche noi adesso a disegnare delle etichette per i nostri clienti di vino, che finalmente li abbiamo convinti anche a fare le etichette dell'olio, perché ovviamente poi sono due cose abbastanza correlate. Ho scritto questi libri, ho partecipato ad altri, poi altri libri, però il primo è Il progetto della tavola ed è un libro che è stato pubblicato nel 2015 e che per fortuna mia vive di vita propria, cioè è andato dentro le scuole, è andato negli studi. Io sono docente universitaria, quindi obbligo anche gli studenti a leggerlo, perché è un punto di vista ancora innovativo sulla tavola e sul progetto della tavola. Quindi la tavola non è bon ton, non è art de la table nel senso di bieca, così modo di apparecchiare se la forchetta è a sinistra o a destra, perché queste sono delle cose che fanno parte però della nostra cultura. E il progetto della tavola è un vero progetto compositivo, perché c'è uno spazio e ha a che fare con sociologia, psicologia, antropologia. L'educazione, il bon ton, è un aspetto di colore che va comunque sottolineato, ma non è quello diciamo fondamentale. E poi ho organizzato come curatrice e poi come organizzatrice la mostra Notte di Pranzi, che ha esposto, la prima tappa è stata a Treviso, è una mostra itinerante, che ha esposto una delle più grandi collezioni di menù d'epoca d'Italia,
che fa capo appunto al signor Benzi e a sua moglie Dolermo, e quindi c'è questa collezione Benzi-Dolermo che è veramente enorme. Loro sono dei grandissimi collezionisti di grafica contemporanea, però hanno questo vezzo anche sui menu, e noi siamo contenti perché ovviamente siamo dei grandi appassionati. E Notte di Pranzi è come Pellegrino Artusi chiamava i menu, quindi noi abbiamo voluto fare questo omaggio a un certo tipo di cucina. E poi giustamente Luigi, facendo questo evento sulla musica, Notte di Pranzi, perché all'interno dei menu c'è sempre un programma musicale, è molto interessante sempre. E poi perché ovviamente da grande fan dei menu e appassionata, c'è sempre questa musicalità bellissima nel leggere i menu, no? nel poterli così anche gustare da vicino. Quindi è stata fatta appunto questa mostra, i menù nascono dall'Ottocento, quindi sono stati esposti dei menù ottocenteschi fino poi a quelli più contemporanei. Ed è appunto una mostra che è iniziata a Treviso, perché io adesso in questo periodo sono un po' a Milano, un po' a Treviso, e poi continuerà il suo percorso, quest'anno sarà a Verona e poi nel 2025 a Milano e poi a Firenze. E poi ce l'hanno chiesta in varie città e noi siamo apertissimi, perché questa mostra, attorno a questa mostra sono stati creati 15 eventi di storia della gastronomia. Io sono appunto una storica ormai da 25 anni della gastronomia, ed è bellissimo poter organizzare attorno a una mostra, ad esempio, la storia del formaggio a tavola, la storia degli antipasti, la storia dell'olio a tavola anche, che è molto interessante. Quindi parlare di food non nella maniera in cui si parla di solito, ma invece parlare di storia della gastronomia, quindi dando questo valore. Allora, io parto sempre, anche con i miei studenti o adesso anche con i miei collaboratori, da questa frase di Brillat Savarin, che è invitare una persona a occuparsi della sua felicità durante tutto il tempo che essa passa sotto il vostro tetto, perché c'è una responsabilità dell'essere ospite e essere ospitato, che in realtà è la stessa parola, no? Quindi c'è una responsabilità reciproca sulla felicità e l'armonia, che è un altro bel approccio alla gastronomia. Questo è uno dei primi menù, diciamo uno dei menù che abbiamo preso a riferimento per la nostra mostra, perché c'è appunto questa figura femminile meravigliosa che sta suonando, quindi diciamo che andava bene con questa nostra idea di Notte di Pranzi. Questo è un menù umbertino e molto spesso è un menù del 1897. Come potete vedere, di solito sulla sinistra c'è sempre una figura, un'immagine, sulla destra c'è la lista cibaria. I menu perché sono così importanti? Perché in realtà i menu sono un documento storico, è un documento interessantissimo, perché la storia è stata fatta a tavola e questo è un dato di fatto. Quindi c'è la grande storia, però c'è anche la storia di tutti noi, no? Dei nostri eventi importanti. Tutti noi ci siamo poi tenuti di solito il menù, almeno dei matrimoni o dei battesimi dei figli, qualsiasi cosa. Quindi c'è la storia attraverso i menù. Ma i menù vengono attraversati anche dalla storia dell'arte e quindi dalla storia della cucina, ovviamente, no? C'è tutto l'elenco della grammatica del gusto che si evince poi appunto da questa struttura. Poi c'è la storia del servizio a tavola, e anche questo è un bellissimo modo di pensare allo spazio della tavola, no? Di dare anche lo spazio per il servizio, sia sulla superficie della tavola che attorno. E poi c'è la storia anche del food design, quindi tutti gli elementi, no? Tutti gli strumenti che sono stati utilizzati a tavola. E poi c'è appunto la storia della tavola, delle dimensioni, delle forme della tavola, di tutti gli elementi utilizzati. La storia dell'illustrazione e la storia della stampa. Il collezionista Adriano Benzi è un grandissimo appassionato di carta, quindi lui si mette questo strumento, una specie di lente, guarda questi menu e lui dalla grammatura e dalla composizione della carta sa dire di che periodo è. Le liste cibarie lui non le ha neanche mai viste, quindi ci completiamo, perché invece per me è molto importante ovviamente l'illustrazione, la bellezza del menù, ma per me è più interessante la storia della gastronomia, quindi ci troviamo sempre così abbastanza bene appunto nel compensarci. Quindi alla fine il menù è un elemento che ha a che fare col design, con l'arte e col gusto, così per sintetizzare.
Solo ad esempio questo menù, se voi vedete l'ambientazione, è proprio un'ambientazione umbertina, no? Cioè nelle case umbertine del periodo, se andate a Roma anche in alcuni quartieri, ad esempio le case hanno questo tipo di mosaico a terra, ci sono tutti degli elementi anche architettonici, le balaustre sono fatte così, quindi all'interno del menù c'è sempre un modo di raccontare tantissime cose, diventa divertente, no? Anche un po' capire, guardarli con un minimo di attenzione. E ovviamente l'impostazione, se voi vedete il primo, ovviamente c'è un consommé, come era diciamo d'uso utilizzare, iniziare appunto con la zuppa, con il potage come era allora, però dopo c'è petit pain, la russe e il sandwich, quindi questo era sicuramente un menù di un ballo, perché nel ballo c'era questa specie di buffet, quindi venivano utilizzati, quindi poi si passa poi a uno schema che guarderemo dopo, però appunto c'era il salmone, poi c'era una preparazione di carne, chaud froid, quindi caldo freddo, e poi si arrivava alla parte importante del menù che era l'arrosto, quindi in questo caso il fagiani arrosti e l'insalata alla parisienne, per poi concludere sempre con il dessert, che era un concetto un po' più ampio di quello che è tuttora. E ovviamente vengono anche indicati i vini, che sono dei vini di solito con degli abbinamenti che a noi farebbero un po' sorridere, no, al momento, però sono molto, molto interessante anche ovviamente la storia del vino attraverso i menù. Questo è un altro menù del 1890, sempre dei Savoia, e questo l'ho inserito proprio tra quelli che hanno il programma abbinato. Quindi c'è la lista cibaria, i vini in abbinamento e poi il programma musicale, no? E all'esterno, siccome erano ovviamente dei libretti, all'esterno c'era l'effigie, no, di Savoia con la U fatta in corda, quindi che si può vedere. Questo è un po' lo schema, visto che non abbiamo appunto molto tempo, perché poi sono una chiacchierona su questi temi, parlo per ore, la gente mi deve dire basta, però visto che non abbiamo così tanto tempo, l'ho riassunto attraverso questo schema. Come sono nati i menù e quando? E abbiamo proprio il plan de table, quindi diciamo una planimetria, per questo io parlo di progetto della tavola, di architettura della tavola, perché ci sono due planimetrie della tavola, una che è riferita al Settecento con il servizio alla francese e una invece con il servizio alla russa. La linea che vedete in mezzo è la rivoluzione francese, quindi 1789 cambia il registro, da una cucina aristocratica si passa a una cucina borghese, quindi da un certo tipo di impostazione che era il servizio alla francese si passa poi al servizio alla russa. Quindi per il servizio alla francese c'erano tre servizi, quindi venivano messe tre tovaglie una sopra l'altra, di solito intervallate da del materiale tipo del cuoio, e sulla prima quindi veniva servito tutto il primo servizio, quindi tutti gli elementi, e se vedete da questo schema vedete i numeri, no? Era messo in maniera simmetrica, quindi c'erano gli otto, quindi da una parte e dall'altra, i sei che erano ovviamente anche questi simmetrici, quindi erano simmetrici verso in verticale e anche in orizzontale. Perché? Perché le persone si sedevano e trovavano già la tavola apparecchiata, con tutto già messo a tavola, e potevano servirsi liberamente, quindi costruire il loro pasto. Di questo servizio nel mondo contemporaneo è rimasto il servizio, quello dei salumi, no? Che abbiamo, arriva il cameriere, porta il piatto di salumi, lo poggia sul tavolo e poi siamo noi a distribuircelo. Ok, quindi questo servizio alla francese, finito il primo servizio, che ovviamente voleva dire lasciare i piatti sulla tavola, quindi si raffreddavano, c'era un grandissimo spreco e poi soprattutto era ovviamente, c'era una grande attenzione per la scenografia, no? Per proprio la composizione scenografica della tavola. Cosa succedeva? Si sparecchiava tutto, si toglieva la prima tovaglia e anche l'elemento di cuoio di solito che si metteva sotto come mollettone, e
si aveva quindi la seconda tovaglia Linda, sulla quale veniva di nuovo servito il secondo servizio, sempre in questa maniera simmetrica. Così ognuno era agile, no? Poteva trovarselo lì vicino e servirsi o servire anche il vicino. Non c'erano le posate, perché le posate, anche se nel Settecento si inizia ad avere il proprio posto, proprio per, diciamo, una connotazione culturale illuminista, quindi una grande attenzione verso l'individuo, quindi anche verso l'individuo il proprio posto tavola, non c'era il servizio dei bicchieri, che bisognava chiedere, come poi farò vedere. Quindi erano proprio i piatti e i piatti di servizio. Siccome si vedevano tutti i piatti, vedevi cosa potevi mangiare, il menù non era necessario, no? Era ovviamente una cosa che era molto immediata. Cosa succede? 1789, quindi ovviamente, esatto, tutti, ok? Quindi cosa succede? Prima di tutto i grandi chef delle grandi casate aristocratiche erano rimasti senza lavoro, quindi iniziano a aprire i primi locali a Parigi, quindi nasce la ristorazione esattamente in questo periodo storico. Questo ovviamente sulla storia dei ristoranti bisognerebbe fare delle lezioni di 6 mesi, noi non abbiamo il tempo, ve la racconto un po' così, un po' stringata. Ovviamente molti chef iniziano a viaggiare, molti vanno nel sud Italia, quindi i Monzu, no? I Monsieur erano i cuochi francesi che vanno a lavorare nelle grandi casate nobiliari importando la cucina francese in Italia. Nel nord, attraverso i Savoia, appunto, arrivano i cuochi francesi a lavorare, quindi si diffonde la cucina francese anche nel nord Italia, mescolandola, diciamo, alla cucina locale. E poi cosa succede? Succede che cambiano le cose, cambiano le cucine, perché non c'erano più le cucine aristocratiche con migliaia di persone che lavoravano per creare tutto questo, perché ovviamente per avere un servizio contemporaneo di preparazioni incredibili bisogna avere grande personale di servizio e grande personale ovviamente in cucina. Quindi cambiano le case, diventano borghesi, quindi si restringono le cucine, si dà una grande attenzione a evitare lo spreco, quindi c'è tutta un'impostazione completamente diversa. E in più c'è la rivoluzione industriale, quindi cambia ad esempio la metallurgia, quindi per la prima volta nell'Ottocento si iniziano ad avere le posate per le persone, c'è un grande sviluppo dell'industria del vetro, no? Quindi si iniziano ad avere i bicchieri, quindi c'è tutto il posto a tavola nell'Ottocento inizia a essere borghese, delimitato dalla propria proprietà, quindi questo è molto importante. Quindi succede una grande rivoluzione che, come sempre, la tavola è lo specchio della società, quindi attraverso la tavola si può capire tutto di quello che stiamo vivendo, come guardando le nostre di adesso, quindi della grande trasformazione che anche noi adesso stiamo vivendo, si può capire esattamente cosa sta succedendo. E quindi cosa avveniva? Con il servizio alla russa, chiamato così perché un principe gourmand del 1800 di stazione a Parigi così aveva, diciamo, iniziato a servire i propri ospiti, i piatti vengono dalla cucina, vengono già porzionati e c'è quindi l'esigenza del menù, perché tu non sai, non li vedi più i piatti, no, posati a tavola, devi un po' scoprire qual era la struttura del piatto. Come diceva lo chef Urbain Dubois, uno dei più grandi chef francesi dell'Ottocento, anche per conformare il proprio appetito, no? Per organizzarsi anche con il proprio appetito. E quindi ovviamente si inizia quindi a apparecchiare la tavola e veramente a servire a tavola. Quindi il servizio a tavola inizia proprio nell'Ottocento, perché appunto venivano portati i piatti in una successione stabilita non più dal maggiordomo settecentesco del grande casato, ma dalla padrona di casa borghese. Quindi cambia completamente tutto il registro, c'è la possibilità appunto di non sprecare, c'è la possibilità di organizzarsi la cucina e gli chef, no? In questo sistema così di struttura del pasto. Quindi nell'Ottocento nascono i menù per proprio un'esigenza pratica, ed essendo nate anche i ristoranti nasce anche la carta del ristorante, esattamente per lo stesso motivo. Questo è uno dei quadri, diciamo, ovviamente servizio alla francese, però se potete vedere qua in basso è la prima raffigurazione di una forchetta
a tavola, no? Non so se l'avete vista. Ok. Quindi siamo nel 1749, era una rarità ancora, no? Quindi nel 700 ancora appunto le posate erano qualcosa che non esisteva. E per il servizio del vino, cosa succedeva? Si chiamava, come nell'immagine a destra, che è un dettaglio appunto di Pietro Longhi, si chiamava la persona dedicata, il servitore dedicato al vino, ci si puliva col tovagliolo, si prendeva il bicchiere che ti davano con il vino, lo bevevi e lo rimettevi e loro attraverso un vassoio lo portavano. Se vedete nell'immagine a destra c'è una specie di banco, quello era il banco degli abbeveraggi, quindi i bicchieri non erano a tavola ma venivano portati dai servitori. In fondo c'è un altro banco, che era invece una specie di pass, no? Che veniva utilizzata, l'office che adesso così chiamiamo. Quindi anche il servizio era organizzato in maniera diversa, gli elementi della tavola ovviamente erano appannaggio di ovviamente le classi più abbienti. Invece nell'Ottocento cambiano le cose, no? Ad esempio abbiamo questo splendido e tuttora interessantissimo collezione Ancours a Culte Talleyrand del 1841 di Baccarat, dove si iniziano a dare rilievo a quelli che erano le differenziazioni dei vini. Quindi ad esempio abbiamo la caraffa per il vino, per l'acqua. Il primo, quello più grande, era quel numero 2, era per l'acqua. Quando io ero piccola, nei ristoranti c'erano i bicchieri più grandi, quelli per l'acqua, che erano dopo quelli del vino, no? Invece adesso i bicchieri per l'acqua sono quelli più vicini a noi e sono tumbler, cioè senza stelo. Quindi questa era ancora una derivazione ottocentesca. Poi il numero 3 era vino rosso, il numero 4 di solito era per il porto. Poi il 4, la coupe, quindi era la coppa, e la flute erano per i vini, ovviamente per gli champagne. Però sin dal 700 lo champagne veniva bevuto nella flute, nel flauto, no? Così chiamato. La coppa in realtà è un falso, perché è un'invenzione del fine del Novecento, del fine dell'Ottocento, inizio del Novecento, la Belle Époque, lo champagne, Parigi, e quindi questa idea della schiuma, no? Però se no veniva bevuto nella flute. Vin Durand, quindi vini dolci. Chope era il bicchiere per la birra, che faceva parte del servizio Baccarat, quindi immaginiamoci un po' anche l'importanza. E poi il gobelet veniva utilizzato ovviamente per gli spirits. Quindi a tavola iniziano a esserci, no, tanti, tanti bicchieri dedicati a tantissimi vini. Questa è appunto una raffigurazione, le tavole per poter avere tutte le pietanze servite nel Settecento erano molto larghe e molto grandi. Nell'Ottocento iniziano a restringersi e inizia a esserci la salle à manger, quindi la sala da pranzo nasce proprio nell'Ottocento. Nel Settecento c'era ancora un po' di movimento, perché ovviamente bisognava vedere le dimensioni, quante persone erano invitate, e quindi si montavano le tavole su cavalletti. Invece nell'Ottocento c'è proprio l'elemento borghese della credenza, della salle à manger e di tutta una certa impostazione. Se vedete, allora, mentre ad esempio nella Francia fino diciamo al Settecento i padroni di casa erano a metà della tavola, nel lato lungo, in Inghilterra e in Italia inizia, per proprio questo cambiamento sociale, il capitavola a essere lui e lei al capo del tavolo, no? E ovviamente per gli inglesi il capotavola è l'uomo, per i mediterranei il capotavola è la donna. Quindi sono anche posizioni, anche se sono simili, sono in realtà diverse. Qui abbiamo uno dei menù della collezione Benzi che abbiamo esposto nella mostra Nota di Pranzi, ed è uno, diciamo, ne ha ovviamente anche di più antichi, però questo è molto interessante. Abbiamo il primo servizio e il secondo servizio. Quindi se vedete, ho riproposto in alto un po' più chiaramente anche l'immagine, si partiva con il potage, l'unica cosa che poteva essere ammessa prima del potage, quindi prima della zuppa, erano le ostriche, che erano in gran uso sì dal Settecento con lo champagne, eccetera.
E poi quindi questo era lo schema, diciamo, lo schema che poi è stato mantenuto veramente fino alla fine dell'Ottocento, inizio del Novecento. Quindi si partiva con una zuppa, c'erano poi gli hors d'oeuvre, quindi fuori dall'opera, questa è la traduzione, perché non era come i nostri antipasti, no, di salumi un po' più carichi, era qualcosa che dovevano solleticare l'appetito, no? Erano tipo i canapè, i vol-au-vent, no? Quindi qualcosa di fuori dall'opera. Poi c'era la portata di pesce, il relevé che era invece una portata di carne, poi c'era la portata, l'entrée, che era, come posso dire, l'ultima parte del primo servizio, che era anche quello sicuramente di carne con molte salse, no? Qualcosa che doveva presupporre a quella che è il numero 6, che erano gli arrosti. Gli arrosti erano l'elemento importante di tutti i pranzi, no? L'elemento centrale. E tuttora, se noi andiamo, purtroppo ai noi, alcune volte a mangiare il roast beef da qualche bar, roast beef con il tristissimo broccolo, quella è un'impostazione di, cioè il riassunto, diciamo lo schema riassuntivo di tutto questo, perché c'è la portata di carne con una tristezza di elemento vegetale. E poi c'erano gli entremets. Gli entremets è dal francese entremets, sarebbe pranzo, il pasto, e tra i pasti, sin dal Medioevo, si facevano un sacco di spettacoli teatrali, musicali, e quindi durante questi spettacoli mangiucchiavano delle piccole cose. E questa tradizione è passata proprio come entremets. Quindi entremets che possono essere salati, quindi possono essere inseriti prima, oppure dolci. Quindi un altro passaggio prima dei dessert. I dessert in realtà comprendevano il formaggio e poi tutta una serie di dolci. Quindi era anche quello, era uno schema, diciamo, molto ampio di tutta questa impostazione. Quindi vedete questo bellissimo menù, pensate che è in carta porcellanata, quindi dalla scansione non si legge, ma quindi è bianchissimo tuttora, è una cosa meravigliosa da vedere. Ovviamente il collezionista ce l'ha dato in cornice e noi tale l'abbiamo, nessuno si è mai permesso di toglierlo, di pensare di toglierlo. Allora, ho appena scritto questo articolo su Rai Berti, che tra l'altro è un milanese, un poeta dialettale, però era anche un grande gourmand. E lui ha scritto L'arte di convitare spiegata al popolo, del 1850. È un umorista, quindi è un libro che fa ridere, no? È molto divertente, altro che bon ton, cioè proprio un livello altissimo. E lui raccontava, diceva, no, 3 ore sono troppe, cioè la prima ora va bene, la seconda così, 3 sono estenuanti, no? Perché era questo. Quindi erano ovviamente lunghissimi, non era un tempo, Luigi, sto rubando tempo? No. Ok, andiamo veloce. Comunque, quindi duravano tantissimo, no? Ok, invece poi le cose cambiano col Pellegrino Artusi, dove si inizia a parlare di principi, quindi di antipasto, e poi ovviamente le portate di carne. Alla fine abbiamo appunto i tramezzi, gli erbaggi, che erano appunto gli entremets, e quindi c'era tutta un'impostazione molto più vicina alla nostra e molto appunto diversa da quella precedente. Allora, solo velocemente alcuni menu della mostra. Questo, che a noi sembrava un menu così poco importante, in realtà è un documento storico. Mi ha chiamato il giorno che ho pubblicato questo menu un importante storico della gastronomia, che ha scritto un libro sulla pizza, sulla storia della pizza, e praticamente non esiste un documento antecedente a un certo periodo storico dove si definivano i gusti che venivano servite le prime pizze, oltre a quella margherita, diciamo, per la regina Margherita. E invece in questo documento, in questo menù dei Savoia, vengono proprio elencati i gusti di queste altre pizze. Quindi questo è un documento storico. Quindi anche i menù possono aggiungere degli elementi alla storia della gastronomia. Questo è un altro dei nostri menù meraviglioso, cena in onore dello zar, e anche questo era sicuramente, vedete, sandwich, petit pain alla russe, tartelette alla duchesse, quindi anche questo era un ballo, no? Quindi con questi buffet. E poi fanno ridere perché alcuni dei vini non esistono più, però sono meravigliosi anche solo i nomi, no? Questo Cattel Calatubo, che non esiste più. Dimmi.
Allora, in francese perché era la lingua. Allora, appunto, i ristoranti nascono in Francia, li hanno inventati loro e vi ho detto più o meno il perché. La cultura gastronomica era francese perché i cuochi francesi, pensiamo a Carême, che è il più grande chef ottocentesco, ha viaggiato in tutta Europa, ha lavorato per lo zar in Inghilterra, quindi diffondendo la cultura francese. I cuochi sono andati in mezza Europa e hanno... Quindi anche in Italia si è usata la terminologia francese. Poi nel 1908 invece il re, quindi Vittorio Emanuele III, ha fatto un editto dicendo che bisognava utilizzare la lingua italiana invece che la francese. Però ad esempio il signor Benzi ha dei menù degli anni 60, 1960, di importanti famiglie napoletane dove il menù è ancora in francese. Quindi è stato un po' disatteso ed è stata una lingua ovviamente sempre utilizzata. Poi ci sono dal dopoguerra fino ai giorni nostri è stato tutto anche nelle elementi ufficiali italianizzato. Il futurismo ha dato una grande, come posso dire, ha iniziato a utilizzare, no? Anche per obbligo c'era il divieto di utilizzare termini stranieri, quindi che dagli anni 30 che ha iniziato un po' a italianizzarsi anche la cucina ufficiale, ma è stata appunto francese per tantissimi anni. Gli ultimi, faccio vedere poi anche questo, un altro menù, sempre dei menù reali per i 50 anni dello Statuto Albertino, sempre con questa impostazione come abbiamo visto. Questo è il menù della regina Elisabetta, la sera prima dell'incoronazione dei reali c'è sempre una grande cena e vi volevo solo far notare ad esempio che c'è sempre l'articolo prima del, quindi le del della Sol Britannia, no? Le, ed è ovviamente una sciccheria, no? Che si vede raramente nei menù. E ovviamente sono dei pranzi che dovevano essere ecumenici, perché a quel pranzo c'erano indiani, c'erano islamici, c'era tutto. Quindi ovviamente dovevano essere con delle ricette che non offendessero nessuno. Questi sono dei menù militari e anche questi sono molto divertenti. Questo è fatto a mano e è una serie di 6. Si usava vendere delle cartoline intonse e quindi le persone potevano illustrarle e in tutti e 6 menù c'è ovviamente lo stesso menù, perché venivano poi spedite agli avventori o ai partecipanti, agli invitati, e avevano lo stesso menù ma con immagini diverse fatte dedicate, quindi anche questa grande attenzione alla grafica. Ci sono ovviamente i menù di Stato, questo qua sembra un po' un menù con questi fiorellini un po' così, in realtà la regina Margherita aveva avuto carta bianca per comprare dei servizi per il Quirinale, dei servizi che sono tuttora proprietà della Repubblica Italiana e sono dei servizi rarissimi di Sèvres, anche del Settecento, meravigliosi, e ce n'è uno che ha esattamente questa decorazione, quindi tuttora ci si trova il piatto decorato esattamente con questo sopra il menù, che insomma siamo un po' maestri appunto in quest'arte. Poi ci sono ovviamente menù di viaggio, dammi solo un minuto così, che sono super affascinanti, sono i primi piroscafi, no? Che portavano le persone, gli emigranti, ma anche i primi menù di viaggio, no? Dei viaggi di lusso, quindi con addirittura sempre Hamburg America Linie, in un'altra nave, non in questa pretoria. Escoffier e César Ritz, la formidabile coppia, no? Che fece poi l'inizio della ristorazione moderna, iniziarono il primo ristorante alla carte su una nave, no? Poi ci sono ad esempio quelli dell'Orient Express, i menù, poi ci sono anche, ad esempio quelli dell'Indeburg, dei dirigibili, meravigliosi. E certo, ma nell'Ottocento hanno ad esempio la grande scoperta che cambiò tutto questo, erano i frigoriferi, no? Che potevano montare nelle navi e così, no? Evitavano di doversi fermare e di poter affrontare. L'ultimo, ad esempio, abbiamo la grafica, pensate, 1888, un menù fustellato, quindi già questa è una cosa veramente stupenda.
menù conviviali, anche questi acquarellati, pensate, 1902 è una serie bellissima di proprietà sempre del signor Benzi. I menù pubblicitari che venivano dati in tonsi ai ristoratori che poi compilavano a mano, e ce ne sono ovviamente di stupendi, di meravigliosi, proprio la storia della pubblicità. Menù degli eventi di sport, io se devo essere sincera su questo menù ero un po' così, l'avevo un po' sottovalutato. Poi mentre i giorni di montaggio guardo, inizio a leggere, è invece un menù straordinario perché è un menù della Gazzetta dello Sport, di un gemellaggio che è stato fatto Belgio-Italia, dove c'è il programma, c'è l'effigie appunto del re del Belgio con l'Union fait la force, che è appunto il motto dei belgi, e c'è tutto questo menù del programma, lo giri e c'è tutto, quindi gli eventi di sport che un tempo veramente riunivano più comunità. Menù di hotel ovviamente bellissimi, con queste raffigurazioni anche delle terme, quindi di questo sistema di viaggiare e di anche godersi le vacanze in una maniera completamente diversa. Ristoranti, quindi abbiamo questo di Maxime, pensate, su seta, del 1899. Eventi storici, ho finito, eventi storici tipo questo del tunnel del Sempione, e poi arriviamo a questi grandi artisti, anche grandi artisti contemporanei si sono cimentati nelle opere dei menù. E questo è un menù splendido per il ristorante alla Colomba di Venezia. Nel 54 fecero questo grande concorso, il primo a vincere fu Capogrossi. Sì, e poi ci furono tutti gli altri artisti, tipo anche Bacci, e questo qua è stato esposto al Guggenheim ovviamente. Bene, grazie. Benissimo, grazie ad Alessia Cipolla. Il dono d'olio, concepire l'olio come dono è una bella storia. Grazie.